La maratona non è solo una passione. La maratona è un'emozione. È una comprensione profonda del fatto che in qualche modo correre ci completa. Correre una maratona ti rende un cerchio perfetto della nostra vita. Correre con altri avversari rinforza la nostra presenza sulla Terra. Benvenuti alla nona edizione della Maratona di Crevalcore. Una lunga maratona va sempre affrontata con il primo passo. E quale migliore occasione per metterci in cammino con i consigli di Emma Skaunic? Oggi ho visto che c'è una gran nebbia prima di tutto e quindi lo spirito deve essere rilassato, essere coscienti di quello che hanno fatto nel loro percorso di allenamento, di preparazione, e seguire l'alimentazione senza inventare assolutamente niente. Quindi fare la maratona come se fosse un allenamento mirato per una maratona, quindi deve essere un allenamento per loro, anche con la testa, poi che sia una gara, che sia una competizione, questo viene dopo, ma mentalmente loro devono credere in se stessi prima di tutto, sapere quello che hanno già fatto e seguire quella linea lì. Assolutamente non dovrebbero mai inventarsi, ma io parlo dell'abbigliamento, parlo dell'alimentazione, parlo della prima gara, loro devono praticamente fare tutto quello che farebbero prima di una competizione, di un test. È come un esame. Lunedì 6 gennaio 2020, tutto è pronto per dare lo start d'inizio a questa nona edizione della Maratona di Crevalcore. Manca veramente pochissimo e proprio in questo momento viene dato lo start d'inizio, 9-2 minuti per ricordare il sisma del 2012 e soprattutto tantissimi atleti uniti dall'entusiasmo, dalla voglia di partecipare, dal valore dello sport, l'amicizia, l'aggregazione, soprattutto la voglia di far fatica per ritrovare se stessi in questa maratona che è anche una straordinaria filosofia di vita, un modo per conoscere il proprio io più profondo, ma soprattutto anche per conoscere un territorio straordinario. Proprio in questi giorni è stato presentato il documentario Italia da scoprire, che celebra le eccellenze di questo territorio da visitare e da rivalutare, che è Crevalcore. I corridori hanno già fatto un giro dello stadio per ovviamente essere applauditi anche dal pubblico presente e ora si involeranno verso i 42 chilometri e 195 metri, la distanza fatidica di maratona che andremo a raccontare centimetro dopo centimetro. Non mancano i saluti perché l'entusiasmo è veramente alle stelle in questa giornata baciata dal sole, anche se ovviamente il freddo si farà sentire nonostante l'andatura sia già elevata in questi primi metri. E vediamo già in questi primissimi frangenti della corsa Marco Menegardi mettersi in luce per vedere chi ha la condizione giusta, lo stato di forma per ben figurare in questa edizione. Ma noi ci colleghiamo subito in cronaca diretta con un apripista d'eccezione, un ciclista straordinario che sta monitorando che tutto vada nel migliore dei modi. Graziano Ameli, sentiamolo. Tutto bene, sono partiti benissimo. Questi tre sono quelli, le schegge, sì. Vanno fortissimo, è una bella giornata. E te la fai in bicicletta anche oggi? E io me la faccio in bicicletta, che è l'unico modo che posso farla. Grazie. Straordinario Graziano Ameli, apripista d'eccezione, uno straordinario sportivo che non poteva mancare a questa maratona. E guardiamo ancora la gara nel suo evolversi. Abbiamo visto nei primi metri Marco Menegardi studiare i suoi avversari, adesso è invece David Colgan che sta facendo da apripista e ancora Marco Menegardi lì in testa a tirare. È un continuo rivaleggiare tra questi due straordinari atleti e abbiamo visto un po' più appesantito Paolo Nardi. Adesso invece vediamo
vediamo cosa sta succedendo nella gara alle femminile straordinaria. Federica Moroni, la grande podista dell'Atletica Avis di Castel San Pietro, che sta già forzando il ritmo in questi primi momenti della gara di 42 km. Vediamo che però Claudia Marietta della GS Lamari è subito lì e non si è fatta intimorire, non sta assolutamente accusando il colpo, si sta subito riportando prontamente sulle tracce di Federica Moroni. Andiamo a vedere adesso però con le nostre telecamere presenti sulla corsa e soprattutto anche sulla gara femminile, molto interessante dal punto di vista atletico, l'atleta Lorena Brusamento che sta raccontando qualcosa alle nostre telecamere. Sì, per adesso sì, a parte il freddo, sono congelata, ma il resto va bene. Bel percorso, dai. Sì, questa poi c'ha un significato di cuore questa maratona. Sì, anche per il sisma, dici? Per il sisma, per Andrea la Monica. Sì, per amicizia, sì. E quindi che battono qua. Esatto, esatto. Quindi è bello comunque. Certo. Ha un significato di tre cuori che pulsano come lo stemma del comune di Crevalcore. Bellissimo sentire Lorena Brusamento ai nostri microfoni che ha parlato della voglia di esserci anche per ringraziare Monica Barchetti, Andrea Corsi, Claudio Bernagozzi, Deus ex machina di questo straordinario evento podistico. Ed è stato bello soprattutto sentire Lorena che ha la forza in corsa, in gara, di fare un ringraziamento sentito a chi da anni, ormai 9 anni, organizza con grande impegno, con grande passione questa manifestazione. Stiamo adesso guardando la gara di Claudia Marietta della GS Lamari, che sta andando molto bene, la sua è un'andatura ancora molto efficace, molto decontratta, non si è fatta scoraggiare dall'attacco di Federica Moroni, sa che è un atleta molto forte, quindi in questo frangente è importante procedere del proprio passo senza forzare l'andatura, perché poi si sa, la maratona riserva tante sorprese e soprattutto è una gara che non perdona errori, è una gara che non fa sconti, quindi bisogna procedere del proprio passo con grande determinazione senza farsi scoraggiare. Vediamo questo primo piano con la determinazione di Claudia Marietta. Andiamo adesso invece a guardare la gara di Federica Moroni che sta parlando e salutando con la nostra motocronaca, anche perché c'è un clima di grande festa e di grande accoglienza qui a Crevalcore, voglia di amicizia, di stare insieme, e Federica Moroni con il sorriso sulle labbra, come dovrebbe essere ogni gara, sta interpretando questa corsa. Lei tra l'altro che è riuscita nel 2019 ad arrivare seconda nella 100 km del Passatore, ma ne parleremo più tardi. Adesso andiamo a vedere cosa succede nella gara maschile. Vediamo, come stavamo dicendo, David Colgan molto motivato e Marco Menegardi subito lì ad inseguire David Colgan. I due hanno aumentato molto molto bruscamente l'andatura e hanno fatto già un'aspra selezione ai danni degli avversari. Vediamo che qualcuno cerca di riportarsi sulle loro tracce, ma si fa veramente fatica a reggere questo ritmo. Siamo sull'ordine di 3 minuti e 40 al chilometro per intenderci, quindi in una gara di 42 km è un ritmo pazzesco. Adesso invece ci colleghiamo in cronaca diretta con il primo cittadino di Crevalcore, Marco Martelli, che farà un ricordo sentito ai nostri microfoni per quanto riguarda il memorial di questa maratona, l'incidente ferroviario della Bolognina, un incidente ferroviario che nessuno ha mai dimenticato, verificatosi proprio in località Bolognina, come dice questo cartello a ricordare la data, il 7 gennaio 2005, alle ore 12:53, un giorno nefasto di nebbia che causò la morte di 17 persone e il ferimento di altre 80. A ricordarcelo con sentimento e trasporto proprio il sindaco, come dicevamo, Marco Martelli, ai microfoni di Top Runners TV. Domani ricorre il 15° anniversario di questa tragedia che ha colpito Crevalcore e tanti cittadini e tante famiglie. Noi ci siamo presi l'impegno di ricordare queste vittime con i sindaci precedenti a me. Abbiamo deciso così di ricordare sempre il 7 gennaio, di trovarci davanti a questo monumento.
Lo faremo anche domani, domani sarà il quindicesimo, come dicevo, verremo qui in ricordo. Non ci saranno i soliti discorsi che si fanno, perché dal punto di vista tecnico questa tragedia ormai è stata chiarita, rimane solo il ricordo di queste persone che noi vorremmo sempre ricordare, e ci troveremo sempre il 7 di gennaio da qui in avanti a ricordare queste vittime e a rincuorare un po' le loro famiglie che hanno avuto questa grave perdita. Ringraziamo il sindaco di Crevalcore Marco Martelli, a cui abbiamo dato proprio un appuntamento proprio nei pressi della Bolognina per ricordare tramite il gesto sportivo e questa telecronica questa nefasta giornata senza mai dimenticare. E la maratona serve anche a non dimenticare, anzi a ricordare. E transitiamo proprio attraverso il traguardo volante della Bolognina assieme a una grande campionessa che stiamo raccontando in questa telecronaca, Federica Moroni. Adesso però focalizziamoci veramente con la gara maschile, dove questo terzetto sta veramente facendo un'aspra selezione e sta facendo qualcosa di straordinario. Un'andatura forsennata con David Colgan, pettorale numero 10, e Marco Menegardi dell'Atletica Paratico con il pettorale numero 7. E adesso ancora Claudia Maretta ad inseguire Federica Moroni per quanto concerne la gara femminile. Claudia Marietta, tra l'altro un atleta che è riuscita a correre i 10.000 metri a Fucecchio con un tempo molto interessante, ma soprattutto guardiamo i suoi 10.000 metri a Lucca in 40 minuti e 35 secondi, gli 8 km a Gubbio in 30 minuti e 33 secondi. Quindi è importante seguire la sua azione di gara, perché assolutamente sta procedendo con un'andatura molto efficace e, come abbiamo detto, la maratona potrebbe riservare tante sorprese, potrebbe anche verosimilmente riportarsi sulle tracce di Federica Moroni per magari disputare un bellissimo finale spettacolare allo sprint. Intanto Federica Moroni sta transitando presso la casa natale di Marcello Malpighi, medico scienziato che ha avuto i natali qui a Crevalcore. Federica Moroni, interessante guardare questa sua andatura, cerca di decontrarre ripetutamente le braccia quasi per combattere il freddo pungente di questa giornata. Non si vuole lasciare intimorire dal freddo la determinatissima Federica Moroni, che è stata capace di correre i 10.000 metri a Misano in 37 minuti e 42 secondi e soprattutto ha corso la 100 km del Passatore in 7 ore 55 minuti e 3 secondi. Quindi un atleta che con i suoi ripetuti allenamenti e le tante gare che ha corso, tra cui la 100 km del Passatore dove si è classificata seconda, sa cosa vuol dire la fatica, sa cosa vuol dire ritrovare le energie dopo tanto sforzo. Quindi speriamo veramente che riesca a combattere il freddo e non si faccia prendere dallo sconforto e dalla fatica. Lei che è un atleta di grande valore e sta interpretando da vera protagonista questa nona edizione targata 2020. Ancora il duetto di testa, David Colgan e Marco Menegardi. Dobbiamo tra l'altro dire che David Colgan è un atleta formidabile, un triatleta per meglio dire, di padre inglese ma bolognese, appassionato sportivo sin dalla nascita, ciclista per propensione, lavoratore dinamico, ma soprattutto, come abbiamo detto, triatleta e un grande sognatore. Fin da piccolo ha iniziato a praticare la sua passione per la bicicletta. La prima bicicletta gli è stata regalata dal padre inglese Stephen, a 9 anni gli ha regalato proprio la sua prima bicicletta per praticare lo sport, e poi nel 2015 si è avvicinato al triathlon, ma tra l'altro ama molto la corsa, ha partecipato alla maratona di New York, a quella di Roma, a quella di Amburgo, di Tokyo, di Berlino, e quindi anche mancava questo grande appuntamento qui a Crevalcore. Il suo crono migliore in maratona è di 2 ore 35 minuti e 35 secondi, quindi un atleta che conosce bene la resistenza e quello che bisogna fare per poter scrivere il proprio nome in una manifestazione podistica di rilievo e soprattutto di una distanza così critica, così difficile come quella di 42 km e 195 metri che sta correndo. Il passaggio nel centro storico, proprio accanto alla statua di Marcello Malpighi, con un ottimo ristoro, e vediamo anche, per dare qualche nota di colore in questa telecronaca, anche al passaggio pittoresco, oserei
oserei dire con il passo Caponi, che salutano le nostre telecamere prese dall'entusiasmo di questa bellissima giornata di sport e interpretano con molto gusto questo ristoro. Applausi per loro che interpretano con simpatia, con spirito di amicizia, come deve sempre essere questa maratona. Ma adesso ci spostiamo con le telecamere fisse per andare ad immortalare una grande impresa. È stato un continuo rivaleggiare tra David Colgan e Marco Menegardi, ma David Colgan, atleta esperto, triatleta, che conosce bene lo sforzo e la fatica, va in questo ultimo frangente a chiudere una gara da vero dominatore e vince la nona edizione della Maratona di Crevalcore, prendendo in mano letteralmente lo striscione dell'arrivo. 2 ore 34 minuti e 51 per lui, con un'andatura di 3:40 di media, e arriva secondo Marco Menegardi dell'Atletica Paratico, 2 ore 35 minuti e 36 secondi. È bravissimo e non si è fatto prendere dallo sconforto Paolo Nardi. Andiamo anche a tributare l'applauso per Filippo Bovannini, che arriva in questo momento. Un podio di tutto rispetto. Giriamo subito le telecamere per sentire i primi classificati ai microfoni di Top Runners TV. È stata dura, primo perché è il 6 gennaio alla Befana, quindi veniamo dalle feste e un po' abbiamo accusato un po' anche noi corridori. E poi il percorso, devo dire che è stato, soprattutto andando verso il basso, abbiamo beccato un po' di ghiaccio, un po' di nebbia, e questo sulle gambe un po' ha impattato, però eravamo tre atleti forti, io e Marco poi siamo rimasti soli, ci siamo fatti compagnia comunque con un buon passo e siamo riusciti a portarla a casa, insomma, quindi molto contento e molto contento di essere presente anche per il ricordo di Vito Melito, a cui ci tengo tantissimo perché è stato un mito per me. Oggi doveva essere un buon allenamento, è venuto anche meglio di quello che pensavo, perché comunque ho corso a ritmi che non avevo mai corso, perché comunque è un minuto sotto il mio personale in una settimana dove comunque ho fatto parecchi chilometri, per cui sono contento. L'unica cosa che mi dispiace, gli ultimi 2 chilometri, una contrattura al popliteo sinistro si è fatta un po' più dolorosa, ho dovuto un attimino rallentare, anche se ormai più o meno quello che avevo fatto l'avevo fatto, per cui comunque al netto di tutto sono contento di quello che sono riuscito a fare oggi. Freddo, tanto freddo, e niente, è andato via il sole praticamente subito, quindi c'era anche un po' di vento, insomma, condizioni un po' estreme per me, comunque sono contento. Volevo tenere un ritmo un pochino più alto, ho provato a stare con i primi per i primi 10 chilometri, però poi non sono proprio riuscito, insomma le gambe non giravano con questo freddo come avrebbero dovuto girare, quindi mi sono messo sul mio ritmo e comunque sono contento. E adesso ritorniamo nel centro storico di Crevalcore dopo le interviste ai primi tre classificati della gara maschile per osservare attentamente il passaggio di Federica Moroni nel centro storico di questo comune che ospita la nona edizione della Maratona di Crevalcore, spettacolare, vincente come sempre, che non delude le attese. L'atleta dell'Atletica Avis di Castel San Pietro sta interpretando da vera protagonista una grande battaglia, quindi non si è fatta prendere dalla stregua resistenza di Claudia Marietta e adesso va ad interpretare da grande protagonista, da guerriera di questi 42 km e 195 metri la Maratona di Crevalcore. Straordinaria, bellissimo ancora vederla così concentrata, determinata, con la volontà di entrare nell'albo d'oro, nella storia di questa maratona sapientemente organizzata da Andrea Corsi, Monica Barchetti e Claudio Bernagozzi, che hanno saputo mettere in scena un evento di grande valore che dà lustro a questo comune Crevalcore, ricco di storie, di tradizioni e di eccellenze, che ha raccontato il documentario Italia da scoprire, presentato proprio all'Auditorium 1° maggio, 2 giorni prima della maratona. Adesso l'entrata regale di Federica Moroni, manca veramente pochissimo, i fatidici 195 metri di Federica Moroni, immortalata adesso dalle telecamere fisse che raccontano questa sua straordinaria vittoria. E vince Federica Moroni per quanto concerne la gara femminile con 2 ore 54 minuti e 7 secondi, atleta che si conferma straordinaria dal punto di vista atletico. Claudia Marietta arriva al secondo posto con 3 ore 2 minuti e 26 secondi. Bellissimo vederla sorridente, soddisfatta di questa bellissima prestazione. Bravissima anche Lorena Brusamento, 3 ore 21 minuti e 33 secondi per lei, molto soddisfatta, e tra l'altro ha parlato benissimo dell'organizzazione sempre puntuale che rispetta e valorizza gli atleti. E adesso giriamo i nostri microfoni per sentire le interviste delle prime tre classificate. Ho
oggi è stata una giornata particolare, perché fino ai primi 10 solo ghiaccio, poi però il Garmin si è congelato, mi ha abbandonato. Ah, è vero, sì, vabbè. Conta il cuore qua. Congelata, mi si sono congelate le mani, le gambe e la faccia. Quindi ho cercato di tenere duro, ho detto dai, speriamo pian piano. Ero scortata da una grande persona che mi ha dato un po' d'acqua sulle mani perché si erano proprio congelate, ho detto almeno provo a sciogliere. E quindi così ce l'abbiamo fatta, via. Però sei soddisfatta, insomma. Sì, no, io qua a Crevalcore nel bolognese mi sento a casa. Esatto. Un po' perché ho tanti amici, ormai conosco gli organizzatori, ho tanti amici, mi passo capponi e quindi è bello, stare a casa è sempre bello. Intanto ringrazio il vino che è stato... sarà il nome. No, beh, insomma, sono gentile, mi ha seguito, mi ha incitato. Io sinceramente la 21 l'ho fermarmi perché ho un freddo proprio... Condizioni estreme oggi. Sì, oggi freddo, però vabbè, insomma... il percorso era facile, via, sì, più che altro il freddo, però dai, bene, sono contento, prima maratona è andata bene, il tempo va bene. Sono molto affezionata ad Andrea La Monica e poi da Crevalcore è partita tutta la mia strada verso l'ultramaratona, quindi ho proprio un pezzo di cuore qui. Era da un po' di tempo che non tornavo per vari motivi e sono proprio felice di esserci stata, peccato che il sole si è nascosto. Però troppo bella davvero, troppo bello essere qua, sento un affetto particolare, quindi mi piace tantissimo. La maratona si fa in due, una bellissima giornata prologo con le famiglie e la Dog Marathon e oggi veramente il gesto sportivo dei 42 km 195 metri. Com'è andata? Beh, noi siamo estremamente soddisfatti, innanzitutto per i numeri, perché l'anno scorso avevamo fatto il record degli iscritti rispetto alle altre 8 edizioni, 800 e passi. Quest'anno siamo riusciti a superare ancora una volta questo numero, più di 850 partecipanti. E la cosa soprattutto che ci riempie di gioia è la soddisfazione espressa da tutti gli atleti che ogni anno rinnovano le nostre emozioni tornandoci a trovare. Poi, complice un po' la nebbia, la giornata per noi si è complicata, ma fortunatamente possiamo dire che si è concluso tutto bene, quindi per noi questa è la soddisfazione più importante. Si va verso il decennale, ci sono degli obiettivi che avete nella mente? Sì, quest'altro anno per noi è una data importante perché 10 anni sono davvero un traguardo significativo e ahimè questi 10 anni sono volati troppo in fretta, anagraficamente parlando, però sarà un'edizione veramente speciale, naturalmente non spoileriamo assolutamente nulla. La maratona di Crevalcore è questo, 3 cuori e una maratona, 3 anime ma un singolo pensiero. 3 cuori che battono come uno, una passione autentica e sincera che continuerà anche nella prossima edizione targata 2021.